Le storie sono la nostra forza e la nostra debolezza. In una delle più grandi mai scritte, l'Iliade, Achille muore perché una freccia lo colpisce al tallone, l'unico punto vulnerabile. Ecco, il nostro cervello è come Achille. Non è facile trafiggerlo con un'idea, ma se l'idea diventa una storia, allora quella storia diventa una freccia che ci trapassa. E la mente colpita crea immagini, crea emozioni. Anche se sappiamo che è solo una storia, viviamo esperienze reali che diventano ricordi. Lo hanno capito i più grandi, in ogni epoca e campo. Socrate, Gesù, Steve Jobs. Perché la filosofia per essere compresa, la religione per essere creduta, i prodotti per essere bramati e la guerra per essere combattuta, hanno sempre bisogno di una storia. Le raccontiamo ogni giorno le storie, storie che ci fanno sembrare avventurosi, divertenti, che fanno sembrare la vita degna di essere vissuta. Le raccontiamo agli altri, ma soprattutto le raccontiamo a noi stessi. Le buone storie dicono cose vere o false, ma sempre sconvolgenti. Per esempio, in un atomo invisibile c'è un'energia grande abbastanza per distruggerci. In definitiva, noi raccontiamo storie perché hanno un senso, ma soprattutto perché danno un senso al mondo, alle vite degli altri e anche alla nostra vita. A volte cambiandola per sempre.